8.000 morti, uno solo vivo. 8 giorni di combattimento, eravamo 8.000 e si rimase pochi. Una divisione distrutta completamente, della divisione A. Stiamo parlando della divisione Acqui a Cefalonia subito dopo l'8 settembre, vero? Sì, dopo l'8 settembre. Io ero in Grecia però, ero in Albania io. Da PC raccontava, ma lo raccontava alla mamma in camera, non ci faceva sentire nulla, no? Perché aveva un pudore sulla sua sofferenza. Infatti è stato molti anni a non parlare. Però io curiosa, mi sembravano loro due che piangevano in camera, volevo sapere cosa facevano, insomma. Sicché mi nascondevo per ascoltare e ho sentito delle cose terribili, tanto loro piangevano, io sotto il letto che dove, cioè, non riusciva nemmeno a me i singhiozzi da quanto erano tragiche le cose che raccontava. E poi guerra, e poi fu il cambiamento con l'Italia. Con Mussolini, io però ero in Grecia, so poco di loro. La divisione Acqui era quella che fondamentalmente controllava Cefalonia, no? C'era presidiare, si occupò e si presidiò, si occupò però, si occupò in prima, nella scellerata, per certi versi, sì. Invasione dell'ottobre del 40, come spezzeremo i re nella Grecia, andata sberta a occuparla. E si rimase lì diversi anni, e poi rimase sempre là, e poi a piedi, attraverso tutta l'Jugoslavia e arrivò a Trieste. Tra l'altro, ovviamente, quando è stato fucilato, è stato così che questo gruppo di ragazzi si sono accorti che i tedeschi stavano montando le mitragliette e allora hanno cominciato a correre tra di loro e lui ha ricevuto una gomitata nello stomaco, io me lo ricordo, dice, e così si è svenuto con questo dolore. Perciò lui si è rinvenuto con tutti i cadaveri addosso, ma pensava di essere morto. Dice, guarda com'è bello morire, che bel trapasso senza soffrire, insomma, no? Dopo che la divisione Acqui, dopo aver combattuto valorosamente i tedeschi, si arresero, furono comunque tutti uccisi. Pochini, tutti morti. E come sopravvissi? Io sopravvissi per fortuna, rimasi fucilato, non mi colpirono un po' nelle gambe, ma il resto era rimasi sotto cadaveri. Si spacciò per morto e questo fu... Si spacciò per morto, poi abbandonarono. Ci fu uno sull'argine, sono andati via, se c'è qualcuno vivo, il popolo italiano, E io non mi fidavo. Io sono stata allevata così. Non ti fidare dei tedeschi. Secondo, di quelli che hanno due buchi nel naso. Perché che era proprio diffidente e al massimo. Poi quando ha capito invece che era ferito e che questa voce che diceva chi è salvo venga fuori, lui ha preso coscienza di essere ferito, non morto. Perciò è stato prudente, come dice, nel uscire. Grazie. E infatti ha visto che la fine, cioè ha sentito la fine di quelli che si sono alzati e sono morti, compreso quello che parlava, perché era un ferito preso da... Io morto. Com'era il rapporto fra i militari italiani, quindi fra voi, e la popolazione locale? Buono, molto buono, sì. Io avevo una famiglia, una certa Kyrie Helene, in greco, si chiamava Elena, signora Elena, la Kyrie Helene, mi voleva bene di vita, mi faceva mangiare, mi stava bene, io potevo portare, perché mi mancava il pane laggiù, non avevano pane, io invece l'avevo, comandavo, e il pane c'era. Dopo questi contadini la sera che andavano sui cadaveri a vedere se c'era qualche orologio, qualche scarpa, l'hanno trovato vivo e l'hanno portato a casa, l'hanno accudito, l'hanno messo in un pozzo nero a metà, no? Sicché lui era immerso nel pozzo nero e diceva sempre, ero lì e sentivo che camminavano i tedeschi sopra, no? Poi l'hanno levato di lì, l'hanno messo sotto
un pavimento di legno dove lui era con le scimici, con tutte, comunque davano a mangiare. Poi è uscito da questa situazione, si è consegnato, perché dopo 2 settimane che non ammazzava più nessuno, avevano messo dei manifesti che se trovavano gli italiani nelle case delle persone venivano ammazzati tutti. Allora lui, per non compromettere questa gente, andò e si consegnò. Però là, ho rivissuto con la persona che eravamo insieme, la scelta Elena, la signora Elena. Mi vuole tanto bene, mi salvò la vita, perché si rimase isolati e non c'era più niente da fare, a morire. Si consegnò e lo portarono a Corfù, dove lui lì organizzò la fuga con la Maria Balasca, con la famiglia greca di cui parlava prima, e fuggì insieme a partigiani greci che erano. E lui continuò a fare la guerra con loro, buttando giù ponti perché di lì passavano per portarli a Dachau in Russia. E poi con un gruppettino scelsero la strada di venire a piedi a casa. Mi ospitavano. Quando io arrivavo lì, perché avevo voglia di mangiare, mi ospitavano, mi dovevano mangiare. Tanti mi dicevano: resta qui. Restami con noi. No, io volevo vedere la mamma, dicevo sempre. Ma aspetta la mia mamma, dicevo. Vado a casa, piano piano vado a casa. Lui ha camminato 2 anni, attraversando l'Jugoslavia, montagne, lupi, orsi, tedeschi e titini. Insomma, va di tutto dietro, no? Poi dice, vicino a Trieste, a Barovizza. Barovizza. E fu preso dai titini. Allora, quello che mi ricordo è che faceva una specie di... li portavano fuori a mettere nelle grotte le munizioni, sicché loro, sfiniti, affamati, dovevano portare questi carichi. E poi non dovevano lasciare nessun fogliettino, perché venivano fucilati, perché non dovevano... era un campo nascosto, pensavano. Poi invece è stato salvato, per fortuna, dalla Croce Rossa nel 1946 e portato a casa. Quanto durò questa vera e propria odissea? Un anno è qualcosa. Un anno mi durò la vita per arrivare a casa mia. Parlare di Costantino, chi era Costantino? Il grande. Costantino? Costantinopoli. Pescatore che ti portava, che andava a pescare pesci. Ah, quello è a Corfù. È Corfù, che andavi sì. A Corchira. A Corfù c'era una barca che non poteva andare senza militari. Allora io con questa barca sono andato a pescare. Si chiamava la barca di pesci, si distribuivano. Lui era detto alle cuscine lì nella fortezza. A Corfù. Lo conoscevano perché distribuivano a mangiare a tutti. Comunque lui della Grecia mi parla di questa gente meravigliosa che sono stati bravi, hanno avuto riconoscenza verso gli italiani che l'hanno sfamati. C'erano i militari, loro molte volte mi dice la mia colazione l'ho divisa con bambini, no? Il latte l'ho diviso con bambini, ma tutti gli italiani sono stati bravi. È stato un dolore anche per i greci vedere cataste di morti che poi le avevano dato fuoco e non bruciavano, le cose oscene. Andiamo a finire in campo di Borovizza, lì ci fu un po' una tragedia. Partivano per andavano a morire. Era un campo profughi degli jugoslavi, allora i titini. Mescolati. No? C'erano francesi, italiani, io però ero sempre isolato, non sapevo niente di nessuno. Cercavo di capire a modo mio e stava la pelle. Però diciamo è stato 40 anni zitto, perché lui quando è arrivato qua poi l'hanno messo a Cortano, perché lui c'è uno smistamento per chiarire. Lui è stato zitto prima di tutto per questo, per non raccontare, ma anche perché sulla Jugoslavia, su campi così, non c'era, c'era tutto un silenzio. E lui questa cosa ne ha sofferto tanto, tanto, e non poteva dirlo, gli dicevano soprattutto di non credergli, a parte di non credergli, ecco questa era la
cosa che l'ha fatto soffrire. Visto dopo praticamente a quasi 80 anni di distanza, come li vede quei tempi, come la vede la guerra, come un giovane, parlando a un giovane, sembrano cose assolutamente di altri mondi. Ascoltami, io a giovane ho fatto le scuole, poi sono andato, mi hanno chiamato, sì, ascolta, ma no, la sentono, ma non la sentono come la sono sentita io. L'ho sentita.